All'inizio del XX secolo, la scena politica europea era dominata dalla figura di Napoleone Bonaparte. Nel 1808 l'imperatore francese affermò il suo potere insediando il fratello Giuseppe sul trono di Spagna. Questa decisione segnò l'inizio di una sanguinosa guerra di resistenza che sconvolse il paese per ben 5 anni. Quando le truppe napoleoniche entrarono a Madrid, ci fu un'insurrezione popolare, repressa nel sangue con un massacro. Era il 3 maggio 1808, un giorno buio nella storia della Spagna. Quei drammatici eventi ispirarono una delle opere più conosciute e celebrate di un grande artista spagnolo, Francisco Goya. Questo quadro rappresenta l'apice di una lunga e tormentata carriera. Dopo un difficile inizio, Goya in Spagna si affermò come uno dei pittori più illustri del suo tempo. Ebbe una vita molto intensa e la sua evoluzione artistica non fu da meno. La complessità dell'opera di Goya è testimoniata dalla sua produzione, immensa e molto varia. Nel 1792, all'età di 46 anni, un evento segnò la sua vita e la sua carriera di artista. Fu colpito da una grave malattia che rischiò di ucciderlo e lo rese sordo. Negli anni in cui la guerra sconvolse il suo paese, il lavoro di Goya si fece sempre più cupo e introspettivo. La sordità inevitabilmente contribuì a esasperare la situazione, costringendolo a isolarsi dal resto del mondo. La sua arte approdò allora a risultati che in certi casi si rivelarono sconvolgenti, tanto da condurlo di fronte al Tribunale dell'Inquisizione. Durante la sua carriera raggiunse un livello di espressività straordinario. Goya è una figura centrale nella storia dell'arte. Tutta la sua opera è caratterizzata da una spontaneità e da un'immediatezza che conquistano. Ancora oggi i suoi dipinti continuano a turbarci e a stupirci. Osservandoli ci rendiamo conto di quanto conoscesse a fondo la natura umana. Goya era un uomo con forti ideali politici e religiosi. Non era un santo né un eroe, ma visse in anni molto tormentati, di cui ha saputo trasmetterci una preziosa testimonianza. La sua arte è dotata di una naturale schiettezza, riuscendo a mostrare tanto il lato oscuro quanto quello gioioso della natura umana. Era un artista capace di grandi slanci di lirismo. Goya sperimentò diversi generi, nature morte, paesaggi e ritratti che spaziavano dai temi religiosi a quelli storici alla satira. Durante tutta la sua carriera, però, mantenne lo stesso approccio verso l'arte, sempre tesa alla rappresentazione della verità, anche quando voleva dipingere situazioni grottesche. Dimostrò grande talento non solo nelle sue tele e nei disegni, ma anche nelle litografie e nelle acque forti. Era un osservatore molto acuto e non gli mancava certo la fantasia. Riuscì ad avere successo come artista di corte, ma allo stesso tempo sviluppò una visione autonoma, dando vita a un'arte profonda e tormentata che ancora oggi ha il potere di sorprendere e a volte di imbarazzare. Francisco José Goya y Lucientes nacque il 30 marzo 1746 in un borgo della campagna aragonese nel nord della Spagna. Era il terzo di 5 fratelli in una famiglia di modeste condizioni. Nel piccolo villaggio in cui trascorse l'infanzia, il padre esercitava il mestiere di mastro doratore, cercando di garantire un'esistenza dignitosa alla sua famiglia. Nella regione in cui Goya era nato c'era una grande tradizione di arte sacra. Egli probabilmente cominciò a conoscere i grandi maestri da vecchie stampe e disegni che trovava nello studio dell'artista presso cui studiava a Saragozza. Andò a lavorare nell'atelier di José Lussan, un pittore di Saragozza. Tra le altre cose, Lussan si occupava di ritoccare opere ritenute indecenti. L'Inquisizione spagnola, infatti, disapprovava i nudi di molti quadri rinascimentali e li faceva coprire dipingendo sopra dei drappeggi.
Pur lavorando presso Lussan, di fatto la sua formazione fu abbastanza autonoma. Tentò più volte di entrare all'Accademia di Madrid, ma venne bocciato ai concorsi di ammissione. Madrid era il centro della scena artistica spagnola, il luogo in cui il mecenatismo della corte poteva rendere ricco un artista. Nella capitale aveva sede l'Accademia Reale di San Fernando, l'istituzione più autorevole in Spagna in campo artistico, che nel 1764 era guidata dal pittore neoclassico tedesco Anton Raphael Mengs. Mengs aveva a lavorare con lui all'Accademia un altro artista di Saragozza, Francisco Bayeux, amico di Goya. Bayeux era più vecchio di 12 anni ed esercitava un certo ascendente sul giovane Goya, che decise di seguirlo a Madrid. Falliti i tentativi di entrare all'Accademia, l'artista scoraggiato fece ritorno a Saragozza. Cominciò a lavorare dipingendo affreschi per le chiese. L'avvio della sua carriera fu piuttosto lento. Nel 1770 fece un viaggio in Italia e trascorse un periodo a Roma. Partecipò anche a un concorso di pittura dell'Accademia di Parma, ottenendo un buon secondo posto. Il soggiorno a Roma fu molto importante per la sua formazione. In seguito Goya disse di non avere mai avuto un vero e proprio maestro, ma di aver imparato tutto dai grandi capolavori che aveva visto in Spagna e in Italia. Inizialmente Goya subì l'influenza di due grandi pittori, Velázquez e Rembrandt. Dell'artista spagnolo lo colpì molto il dipinto Venere allo specchio. Ammirava anche i suoi lavori come pittore di corte, per la capacità di accostare eleganza e realismo espressivo. Inoltre aspirava a lavorare a corte proprio come lui. Da Rembrandt assimilò invece il lato più oscuro e spirituale. Durante i primi anni della sua carriera, risentì anche dell'influsso del movimento neoclassico. I suoi primi lavori, infatti, sono sobri e rigorosi come le opere neoclassiche. Da questo stile prese le distanze solo dopo il suo rientro dall'Italia. Nel 1772, tornato a Saragozza, ricevette il suo primo incarico importante dal santuario di Nostra Signora del Pilar e dipinse anche un suo autoritratto. Benché le notizie su questo periodo della vita di Goya siano incerte, la tela ci rivela un giovane dall'espressione sicura di sé. Tra il 72 e il 74 ottenne diversi incarichi dalle chiese locali, diventando uno degli artisti di maggior successo in Aragona. Nel 73 sposò la sorella di Francisco Bayeux, Josefa. Fu un matrimonio felice, sebbene solo uno dei loro 5 figli raggiunse l'età adulta. L'appoggio del cognato, che era un artista già affermato a Madrid, fu molto importante. Grazie a una sua raccomandazione, Goya fu invitato nella capitale per lavorare a una serie di cartoni per arazzi nella famosa Manifattura Reale di Santa Barbara. Fu un grosso passo in avanti per la sua carriera. L'artista, ora 28enne, si trovò a contatto con l'alta società, da cui poteva ricevere importanti commissioni per dipinti e ritratti. I suoi disegni per gli arazzi incontrarono particolarmente il gusto della nobiltà locale. Queste immagini, luminose e spensierate, mostrano l'influenza dello stile rococò popolare nella prima metà del Settecento. Piacquero molto al pubblico e divennero presto famose. Goya continuò a perfezionarsi e dipinse più di 60 cartoni, tra questi il Parasole, realizzato nel 1777, che rivela una nuova audacia nella composizione e nell'uso del colore.